Quest'oggi a Roma sarà firmato il protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa e Comune di Ravenna relativo a tempi e a modalità per riqualificare e valorizzare l'area attualmente occupata dalla caserma Dante Alighieri. Ma abitanti e commercianti della zona, quale pensano che sia la funzione d'uso più adatta e necessaria? Lei è un residente di questa zona? Io abito in questa zona, sì. E senta, rispetto ai progetti di riqualificazione che saranno proposti per la zona della ex caserma Dante Alighieri, lei che idea ha? Io vorrei che venissero fatti un misto, diciamo, di parcheggi, negozi e una costruzione che si sposi con l'ambiente locale, diciamo. Ipotesi ce ne potrebbero essere tante, anche in considerazione della vasta area, per cui potrebbe essere sfruttata molto bene. Una parte senz'altro io vedrei un aiuto ai parcheggi cittadini, che specialmente di sabato siamo un po' carenti di e anche per dare la possibilità a tutte le attività già in essere in questa zona di poter venire tranquillamente, perché chi viene qui ad esempio dove la mette la macchina? Di là ci sono 7 posti, qui non si può arrivare, è un senso unico, quindi questi negozi qui dovrebbero loro dire qualcosa che non va in questo senso. E per l'area, non so, come ho detto, è un'area vasta, quindi potrebbe essere utilizzata in un grosso centro, abbigliamento, perché altre cose... È una zona che è servita, mi sembra. Poi siamo talmente vicini al centro che facciamo 2 passi in più, perché altrimenti non camminiamo neanche più. Questo premesso, che a me i soldati non davano assolutamente fastidio. Mi dà molto più fastidio la prigione, diciamo, la casa circondariale. Non per i poveretti che sono dentro a espiare le loro colpe, piccole o grandi, io non ce l'ho assolutamente con loro, sono lì per redimersi e tutto quanto, ma a me che secca è che arrivino delle flotte di parenti, amici a urlare, svegliarli di notte, urlare in tutte le lingue possibili e disturbarci, perché alle 2 di notte arrivano, sgassano in senso contrario, perché è un senso unico. Avrei preferito che spostassero questo in tutta sincerità. Parcheggi gratuiti, non solo per le persone meno ambienti, ma per il paese, proprio per dare qualcosa a questo paese, perché qui per parcheggiare bisogna per forza avere la monetina. Poi? E rispetto a negozi, ristoranti, bar, cosa ne pensa? Penso che a Ravenna ce ne sono fin troppi, negozi, bar, ne chiudono tantissimi, quindi secondo me negozi ce ne sono troppi. Ci vorrebbe un pochettino più di sconti che di negozi e pagare un po' meno le spese dell'affitto, perché in un centro così sono sicuro che vorrebbero 3.000 euro al mese e una persona che deve campare non può pagare 3.000 euro al mese. Credo sicuramente che sia necessario far molti più parcheggi e aree verdi, queste sono indispensabili proprio per la città, e sicuramente anche qualche abitazione in più che ci darà modo di avere anche maggior passaggio in questa zona che fa parte del centro, però in realtà viene poco considerato come centro, è un po' marginale, ci sentiamo un po' dei negozi del centro un po' dimenticati, per cui se ci sarà maggior passaggio penso che ne gioveremo un po' tutti. Secondo me da parte di questo osservano di più case popolari per persone, chi non ce l'ha dritto, italiano. Secondo me italiano oggi come oggi non ce l'ha dritto per avere una casa popolare, invece straniero quando arriva senza lavoro, senza niente, extracomunitario dico, in comune da subito la casa. Quindi secondo te non servirebbero magari negozi o ristoranti, però sarebbe utile destinarne una parte a case popolari, esatto? Sì, esatto. Unica cosa, 2-3 negozi piccoli come alimentari, ma qui in questa zona proprio non c'è niente, c'è un negozio, si chiudi, invece altri negozi no, secondo me non serve, qualche parcheggio sì.
E secondo te, quale dovrebbe essere la destinazione più adatta alla zona dell'area dell'ex caserma? Guarda, l'importante è che possono fare quello che vogliono, l'importante è che diano un po' di vita al centro, perché sta morendo, perché fanno tutto di più per spostare la gente all'esterno della città, ma noi vogliamo che il centro viva, perché il centro è la vita della città e quindi deve essere un luogo di incontro per i giovani e anche per le persone più grandi. Quindi mi raccomando, fate degli eventi che portino molta gente a Ravenna, perché è una bella città e deve essere valorizzata. E la strada, che non chiudete via Portauria, per piacere, non chiudete le strade del centro, perché veramente non si gira per Ravenna. E poi cioè, già così è già troppo, non chiudete altre strade, per piacere, grazie.